Sento tanto la sua mancanza. Lo conosceva bene? Dove vi siete conosciuti? Io no, non lo conoscevo bene. L'ho conosciuto dopo che era stato ferito. Ma non l'ho mai dimenticato. Così ho fatto delle ricerche ed eccomi qua. Che cosa posso fare per lei? Se vuole, gliela tiro giù. Quando ha indossato l'uniforme? A 16 anni. Nella gioventù hitleriana. Lei vuole qualcosa da me? No. Lui mi chiese di portarle i suoi saluti se mai ci fossimo incontrati. Tutto qua. È sempre stato un ragazzo molto affettuoso. Lei non è tedesco, vero? No. Sono ebreo. Mi piacerebbe sapere di più su di lui. Forse è per questo che sono qui. Mi racconti perché si è arruolato? L'avevano fatto tutti i suoi amici. Lui che altro poteva fare? Ma la cosa l'aveva cambiato. Quando è scoppiata la guerra, si è arruolato nell'SS volontario. Sì, ma suo padre non ne fu contento. Lui non era d'accordo con quella roba. Allora le cose andavano così. Mettevano i figli contro i genitori. Loro due quasi non si parlavano e io mi trovavo nel mezzo. Lei sa cosa succede quando un padre ha paura di dire quello che pensa veramente davanti al suo stesso figlio. Carlo andò in guerra e suo padre non gli disse nemmeno una parola. Da queste parti siamo stati sempre molto buoni con gli ebrei. Non ci è piaciuto quando hanno incominciato a portarli via. Sa, noi avevamo un dottore ebreo. Non eravamo responsabili per quello che stava accadendo. Lo pensa davvero? Lei lo crede veramente? Comunque una cosa è certa. Carl non ha mai fatto male a nessuno. Era un ragazzo tanto buono. Faceva del bene. Ha sempre fatto del bene. Faceva del bene. Io non voglio avere niente a che fare con loro, lo sai, no? Tutti cercano di dimenticare, tu invece vuoi ricordare. E io devo farlo con te. Lei è Wiesenthal, quello che lavora con gli americani. Sì. Io credo di poterle essere d'aiuto. Ero nella Gestapo, ma non ho fatto niente di male.
Ha delle informazioni? Mi faccia dei nomi, quelli importanti. Mi interessa molto Eichmann, naturalmente. Murer di Vilna e tanti altri. Franz Stangl. Lui lo state cercando? C'erano 700.000 persone al campo di Treblinka. Ne sono sopravvissute solo 40. Stangl, anche lui.